Eccoci qua, siamo per la prima di Coppa di Eccellenza, semaforo verde, si parte, gatti, si trova un 1-1 finale, l'avete corretta con il gol di Corno su una palla inattiva, calciato direttamente in porta, battuto Comi, 1-1, secondo lei un giudizio, una valutazione su questa gara con tantissimi episodi, gatti? Una gara alla pari dove noi siamo partiti abbastanza bene i primi 15 minuti, loro hanno fatto meglio di noi la seconda mezz'ora, dove hanno fatto molto bene, dove hanno espresso un buon gioco, sono stati veloci, bravi a ripartire, molto ordinati, mentre nel secondo tempo credo che il predominio ce l'ha avuto la Caronnese, che è stata molto più offensiva, gli è stato annullato un gol davvero da controllare, un palo pericoloso, una grande parata sul tiro di Corno, e dopo il nostro portiere, che nel primo tempo aveva fatto un miracolo su Mafioletti, una grandissima parata. E sulla punizione non è riuscito ad arrivarci, ma secondo me era una punizione insidiosissima, calciata fortissimo, pertanto non mi sento di dire che è un errore del portiere, ma è stata una prodezza del giocatore. Diciamo che, conoscendo il nostro portiere, 9 volte su 10 la para, e questa volta non l'ha presa, ma ci sta. Però andiamo agli episodi, parlavamo di tanti episodi, dicevamo appunto al 31esimo Gatti espulso. Sì, questo è veramente strano. Vabbè, ci sta, l'arbitro ha deciso così. Io sono entrato in campo, è vero, ho superato la linea per protestare, ma se ogni volta che un allenatore supera l'area tecnica viene espulso diretto, secondo me gli allenatori in campo non ne rimangono più, finiscono. Perché io sono soltanto uscito dall'area tecnica, non ho detto parole, non ho insultato nessuno, sono uscito dall'area tecnica, magari di qualche metro, l'arbitro arriva lì, mi dà il cartellino giallo e mi dice non lo faccia più, e poi siete espulso. Pazienza, l'arbitro ha deciso così, lo accettiamo. Episodio importante, Gatti, al 13esimo del secondo tempo, il palo di Lorusso. Sì, il palo, calciato molto bene, c'è il palo bene, di Lorusso. Sì. Stavamo facendo bene, poi al 20esimo è stato sostituito. Sì, è stato sostituito. Questa è la nostra valutazione. No, Lorusso è un giocatore che oggi mi è piaciuto, ma sicuramente queste sono ancora partite che fanno parte della preparazione, e comunque se ho tolto Lorusso e ne ho messo dentro un altro è perché mi aspettavo da quello che è entrato qualcosa di importante. Non è che se uno fa bene non viene mai cambiato, perché magari in panchina c'è un giocatore che ha un'arma importante per questa partita e l'ho messo dentro. E si parlava appunto del gol annullato a Cucci, ci è sembrato in entrata, palla inattiva calciata, in entrata aveva battuto. È difficile da capire quando è partito, ma l'impressione, una palla ad uscire, l'impressione che arrivava da dietro, però magari le impressioni possono anche essere sbagliate. Infatti anche poi c'è stata anche la ripartenza, prima del gol di Corno, al 23esimo, una ripartenza e anche lì, insomma, lì ci stava di portarsi in vantaggio, e lì stava facendo molto bene, diciamola tutta la Caronnese. No, nel secondo tempo penso che abbiamo fatto una buona partita, siamo rimasti belli alti con la difesa, mentre nel primo tempo siamo stati molto più bassi, soprattutto la mezz'ora, ma non è che volevamo stare bassi noi, ci hanno fatti stare bassi loro, perché comunque hanno fatto bene. Si trova un buon pari, vi eravate portati in vantaggio nel secondo tempo con una palla inattiva calciata da Mafioletti, eravamo al 36esimo, a meno 9 dal termine, dopo più recupero eventualmente si pensava di portare in porto il risultato. Sì, è così, alla fine penso che il risultato sia giusto, perché comunque è stata una bella partita secondo me tra due buone squadre. E il primo tempo probabilmente dopo l'avvio della Caronnese abbiamo fatto meglio noi, il secondo tempo sicuramente hanno fatto meglio loro, però quando vai in vantaggio così a 9 dalla fine, prendere gol insomma su una punizione in quel modo dà un po' fastidio, però diciamo che le indicazioni sono sicuramente positive. Chiaro, le indicazioni ci sono, quelle sicuramente, anche perché la Cisanese vuole far bene in campionato quest'anno, quindi naturalmente andiamo anche nella seconda frazione di gioco, si trova al quarto la traversa, forse un tiro non voluto avete calciato, è stato calciato se non sbagliamo da Brini, se ci risulta, non vorrei sbagliare, con Fumagalli, qualcuno in tribuna mi diceva che era, perdonami, Fumagalli, vedi che ho visto bene delle riprese, andate a rivederle in diretta, perdonami Bertarelli, traversa forse una punizione, una traversa non cercata, diciamo tutta, però lì, da lì poi si è visto, diciamo tutta la Caronnese, però c'è stata una ripartenza dei Mafioletti, poi debolmente al 29esimo trovati il gol appunto su Mafioletti, forse il portiere
Paloschi è stato un po' sorpreso dal tiro dai 25 metri e sì, insomma avete trovato questo vantaggio. E chiaramente poco dopo, due minuti dopo, l'occasionissima di Mangini, si è divorato il 2-0. Sì, come ti ho detto prima, primo tempo forse abbiamo, senza forse, dai, abbiamo avuto più gestione del pallone, secondo tempo ce l'hanno avuta più loro, però effettivamente sono state un paio di ripartenze che avremmo potuto sfruttare meglio, però insomma, ripeto, la cosa importante era comunque andare avanti a far vedere in campo quello che stiamo dimostrando, insomma, dall'inizio, cercando di migliorare. Certo, i tre punti sarebbero stati desiderati. Chiaramente anche, e quanto ha contato l'assenza di alcuni giocatori, vedi Aufadi, altri giocatori? Non ha contato niente, perché se non ci sono è perché non possono esserci in questo momento. Quindi abbiamo una rosa veramente profonda. Magari nel secondo tempo sono subentrati tanti ragazzi giovani, ma sono tutti validi. Quindi sono tutte occasioni che insomma danno spazio a dei giovani che devono crescere, devono portare avanti la società, la squadra anche negli anni futuri. E per quanto riguarda la preparazione, ci sembra che siete arrivati già a un ottimo livello. I carichi di lavoro oggi davvero non hanno messo in difficoltà la condizione atletica di alcuni giocatori? Sì, no, ormai almeno penso che non è più come una volta, che si faceva un mese di preparazione senza guardare la palla. Adesso si cerca il prima possibile di arrivare a essere pronti, anche perché oggi era un impegno ufficiale, quindi bisognava essere pronti, contavano i tre punti, purtroppo è arrivato un pareggio, però insomma, ripeto, bisogna sempre guardare anche il lato positivo delle cose. Il lato positivo, ci sarà la prossima gara in Coppa di Eccellenza, sì. Coppa Italia, affronterete nel derby la Vertovese. Vertovese, che mi dicono aver fatto un'altra buona squadra, così come la Caronnese. Cercheremo di, non ci siamo riusciti oggi a vincere, cercheremo di farlo domenica, no, giocheremo un'infrasettimanale se non sbaglio, quindi sì, quando il 13, sarà, sì, ecco, il 13 settembre. Cercheremo di farlo nell'infrasettimanale, perché comunque ci teniamo a vincere e possibilmente andare avanti.